Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi, glitch assurdo. Praticamente non pagheremo e ci spawnerà continuamente, ragazzi, il veicolo attivo del meccanico. Quindi tutti i veicoli del meccanico. Requisiti: dovremo possedere semplicemente la base operativa e un amico che ci dà una mano. Quindi provo a rispiegarvelo. Il glitch consiste che, ragazzi, se vi distruggono o distruggete un veicolo, esso rispawnerà immediatamente e non lo pagheremo. Quindi come facciamo per buggarci? Apriamo il menu di pausa, raga, e andiamo su elenchi partite. Andiamo a creare un elenco partite e andiamo a inserire una gara stunt. Una qualsiasi gara stunt, ragazzi. Non è importante sceglierne una, quindi mettete tranquillamente la prima. A questo punto fate salva elenco partite e una volta che avete salvato l'elenco partite, cosa dovete fare? Semplicemente entrare poi dentro la vostra base operativa. Una volta che avete accettato questa allerta, abbiamo salvato l'elenco e siamo sicuri che è nel nostro elenco partite, come ben vedete. Adesso ragazzi dovremo entrare dentro la base. Una volta che siamo all'interno della base, apriamo il menu di pausa, option, ragazzi, se giocate da play, andiamo su elenchi partite, andiamo in miei elenchi partite e andiamo sullo slot dell'elenco partite che abbiamo appena creato. Come potete vedere in questo punto in basso al centro a destra, ragazzi, c'è scritto avvia testa a testa. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo farci mandare un invito da un amico che sta in un'altra lobby in mira differente dentro il lavoro da titano, ragazzi. A questo punto accetteremo l'invito che ve lo manderà con o il menu play o il menu Xbox. E a questo punto, una volta accettato l'invito, raga, dovremo cliccare quindi avvia testa a testa in modo tale che comparirà, ragazzi, questa allerta. A questo punto, quando compare questa allerta, dovremmo stare fermi qua per 10 secondi. A questo punto, una volta che siamo qua per 10 secondi, il nostro amico dovrà quittare l'attività lavoro da titano, ragazzi, e noi dovremo schiacciare l'analogico destro e il tasto AUX se giocate da play ripetutamente assieme, ragazzi. Quindi l'analogico destro e X se giocate da play, o l'analogico destro e A se giocate da Xbox. Continuate a spammare questi due tasti finché, raga, non sarete di nuovo nella base. E a questo punto saremo buggati, ragazzi. Se noi usciamo dalla nostra base operativa, effettivamente avremo la possibilità di far spawnare continuamente il nostro veicolo personale. L'importante è che sia un veicolo che possiamo chiamare dal meccanico continuamente, raga. Infatti, come vedete, io lo distruggo e rispawna, lo distruggo e rispawna continuamente. E anche se me lo distrugge qualcun altro, ragazzi, continua a rispawnare. Ovviamente, come tutti i glitch, c'è il dito nel culetto, come dicono sempre. Non possiamo interagire, raga, con praticamente nessun complesso: ammunition, negozio di vestiti e via discorrendo. Mentre se invece siete in una pubblica, non potrete lo stesso interagire, però possiamo entrarci, ragazzi. Quindi se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete e ragazzi, le esplorazioni, nuovo format, un video alla settimana. Bella, regà!